Ho installato tutto. Benvenuti intanto. Benvenuti. Allora, se parlo a bassa voce non è perché mi voglio ammazzare, ma è semplicemente che mia madre è giù a una call di lavoro importante, quindi cercherò un attimino di contenermi con i toni della voce. Prima di dire qualsiasi cosa, ovviamente, vi aspetto. Anzi, io direi che a breve attiviamo anche la registrazione. Perché poi questa cosa qua magari la sposto su Creepy, la ricarico su Creepy Live. Mi dite se a livello di qualità ci siamo, perché ho appena caricato il video spam su Creepy Live e non so dirvi il motivo, ma il programma me l'ha registrato e me ne sono accorto solo adesso. A parte che mi dice che non c'ha views, però ha 31 like. Ok, però la cosa ambigua è che me l'ha registrato a 480p, il che è molto strano. La qualità è ok, perfetto. Niente. Tra l'altro, perdonatemi anche. Ok, rumori strani. Perdonatemi anche i capelli. Però non mi sono fatto la doccia oggi, ho avuto i corsi la mattina presto. E il tempo libero l'ho impiegato per stare un filo dietro alla situazione. Adesso aspettiamo che arrivi un po' di gente e poi vi. Oh, pensavo di strutturare Grazie mille, Psycho, per la sub. Per quello che è successo al canale No, 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 di no, Creepy no. Light. Per il video devi farlo elaborare, è normale che all'inizio sia in 480p. No, 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 tranquillo, non è quello. Non è quello, ti dico anche perché. Per il semplice fatto che anche il file originale è così. E semplicemente reinstallando il programma si sono cambiate un po' di impostazioni. Aspetto che arrivi un po' di gente, poi. Fate tutte le domande del caso. No, non voglio andare in competitive, non ho neanche un team. Probabilmente andrò su Fire Emblem, visto che ieri l'ho. l'ho interrotto a metà. Tra l'altro, abbiamo pure la clip di io che mi rendo conto di essere stato hackerato. Quindi, appena la situazione si stabilizzerà, speriamo nel migliore dei modi possibili, la editiamo. Ciao Silvione, benvenuto. Allora, ho sentito l'alert molto basso, quindi datemi un secondo. Perché potrei alzare qui, però secondo me ora voi sentite la musica altissima. Però se faccio così, teoricamente. E faccio così. Ora gli alert dovrebbero essere un po' più a posto. Allora. Due cose. Intanto. Questa. Adesso passeremo una mezz'oretta, insomma, 45 minuti. A chiacchierare della situazione, se volete farmi delle domande, fatele. Sono qui per rispondere ai vostri dubbi, visto che tante persone hanno avuto 3427 16 e non posso adesso, frate. E adesso sono in stream. Non è Ale, quindi non riguarda il canale. Nel caso richiamerò dopo. Sì, ho la clip di io che realizzo che YouTube è stato hackerato perché ero in live nel mentre. Allora, vi dicevo, tanti sono saltati a conclusioni affrettate. Quindi adesso datemi un attimino e vi rispondo. Hai dormito? Non molto bene. Adesso ve ne parlo. Allora, la questione è. Niente, fate domande. Dubbi, perplessità, angosce. Ho dormito? No. No. Cioè, sì, però tra il fatto che sono stato sveglio a formattare il PC, tra il fatto che quando sono andato a letto non è che avessi la testa molto libera dai pensieri, mi sono addormentato molto tardi, mi sono svegliato forse peggio. Allora, sono stato. Piccola introduzione al discorso. L'attacco hacker è avvenuto mentre ero in stream su Fire Emblem. Quindi approssimativamente verso le 7:30. Probabilmente alle 7:30 è startata la live, ma l'attacco è avvenuto qualche ora prima, il tempo per loro di cambiare il nome al canale. Sostanzialmente qualcuno ha bypassato la verifica in due passaggi. Che io ho sul mio canale, proprio per evitare che una persona scoprendo la password
la metta ed entri. A me quando qualcuno prova ad accedere da un dispositivo esterno mi arriva sempre una notifica sul cellulare che mi chiede di accertare il l'accesso, ok? Non è successo, quindi è stata bypassata questa verificazione in due passaggi. Tutti i video sul canale sono stati rimossi, ma tranquilli, perché sono semplicemente privati, quindi si possono recuperare tranquillamente. Ed è stata avviata una live stream sul mio canale, live stream che tra l'altro io mi auguro che Twitch abbia il buon senso. Io ovviamente, essendo partner Twitch, non posso streamare sul mio canale YouTube. Io mi auguro che Twitch... Mi sembra che io stia piangendo. Non sto piangendo, sono anche relativamente tranquillo. Fatemi spostare di qua. Tra l'altro ho dovuto resettarli i sound alert perché non andavano. È stata avviata una live stream sul mio canale da parte di una persona che non ho assolutamente idea di chi sia. Se non sbaglio il nome era Ada Cardano Foundation, però io non ho voluto nemmeno controllare chi stesse streamando perché mi sarebbe potuto esplodere il cuore, ok? Bypassata la verifica in due passaggi, accesso al mio account, io sono stato ovviamente buttato fuori perché chiaramente hanno cambiato la password. E non ho potuto più fare nulla dal mio dispositivo. Non credo che sia stata la casta. Non penso. E grazie per i bit comunque. Mi fate una cortesia, mi mettete un attimino la chat sull'emoticon. Così almeno spiego tutta la situazione, poi dopo fate tutte le domande che volete. Ed è stata avviata una live stream, vi dicevo, sul mio canale YouTube, che parlava di criptovalute illegali. Il risultato, ovviamente, non solo l'account mio è stato rilevato da un'altra persona, ma YouTube, accorgendosi dell'operazione illegale che era in corso, ha bannato il mio canale YouTube. Il mio canale YouTube che non era più mio. Questo è quello che è successo. Ok, questa è la dinamica. Voglio tranquillizzare tutti, l'ho già fatto, però in molti non hanno recepito il messaggio. Il canale è recuperabile. Vi faccio questa metafora che ho elaborato per spiegarvi la situazione. Immaginate che vi rubino, non so, fatemi pensare magari a qualcosa di più efficace. La butto lì. Scusami Marika, altra precisazione. Io ieri, per avere una comunicazione molto più veloce con voi, non sono stato lì a specificare, quindi vi ho detto di non interagire con la live stream in questione, di non interagire col canale in quel momento. Non volevo intendere che doveste disiscrivervi, o non volevo intendere che aprendo la live stream ci sarebbero stati problemi per voi. Io ovviamente intendevo un tipo di interazione quale vi mettono un link da premere. Non premetelo perché non sono io e si parla di una truffa. Si parla di criptovalute illegali. Quindi voi potete tranquillamente iscrivervi al canale. Ho perso un sacco di iscritti per... sia perché ovviamente la gente vede il canale, si chiede che cos'è e si disiscrive, sia perché la gente si spaventa di suo perché dice: cazzo, l'hanno hackerato, mi disiscrivo perché ho paura. Fabio è uno di questi. Sia perché io ho dato delle informazioni molto generali, ma perché chiaramente il momento era un po' concitato, quindi ho preferito essere molto chiaro. Meglio perdere più iscritti e essere sicuri che la gente capisca il messaggio e che non faccia quello che non deve fare, d'accordo? Mi sono perso, quindi sì, insomma, potete, cioè adesso non potete iscrivervi al canale perché è bannato, però appena lo riotterrò non vi preoccupate. Intanto seguite Creepy Live, dove mando tutti gli aggiornamenti sulla questione. Adesso Creepy Live cazzo non sto registrando. Vabbè, sti cazzi, vaffanculo. Scaricherò la stream. Anzi, sapete cosa farò? Ma sì, scaricherò la stream e poi la tagliuzzerò un attimo e via. Quindi, questa è la situazione. Il canale è recuperabile, la situazione è tranquillamente recuperabile. Potete anche togliere la modalità solo emote per il momento. Ci tengo a dire una cosa, io apprezzo davvero il sostegno, nel senso, mi avete scritto in tanti su Instagram,
su Telegram, ovunque. Sappiate che a me non interessa sapere chi sono questi tizi, non mi interessa sapere la loro storia, non mi interessa sapere come è successo. Sarà una cosa che, se mai dovesse interessarmi, mi interesserà quando avrò di nuovo in mano il tutto. Quindi non mi venite a scrivere chi mi ha hackerato di qua di là, non mi interessa. Non mi interessa, apprezzo il messaggio di sostegno e quant'altro. Ieri parlato del tuo network, in che modo ciò potrebbe influire? È molto semplice, Frax, se io non avessi il network non avrei un contatto diretto con Google. Il network media tra me e Google, quindi loro, preso atto del mio problema, contattano Google, mettono all'attenzione di Google tramite una comunicazione diretta la questione. Ecco, è un po' come se, immaginate che vi rubino la macchina, ok? E con quella macchina il ladro investe una persona e la ferisce. Non diciamo che la uccide, che è brutto. Ferisce una persona. La macchina ovviamente è intestata a me, quindi la polizia, se trova la macchina senza il ladro, cosa fa? Viene a cercare me, chiaramente. Quindi questa è la situazione del genere. Il mio canale compie un'azione illegale senza che io ne sia consapevole, senza che io possa fare nulla. E quindi chiaramente essere penalizzato sono, nella metafora della macchina, io che ricevo la toc toc polizia e il canale YouTube invece nella realtà. Il fatto che il canale sia stato bannato è un bene, ok? E paradossalmente è anche un bene, per quanto sia orribile come cosa, è anche un bene che il canale sia stato preso per compiere un'azione illegale. Nel senso che adesso il canale è chiuso, ma il canale è in mano a Google. Quindi io, che ho la fortuna, se questo fosse successo a Fabio, poverino, Fabio sarebbe stato nella merda. Fortunatamente è successo a me in questo momento, che ho la possibilità di contattare, non io direttamente, ma tramite alcune persone che si occupano di questi lati tecnici del mio canale, così come li si contatta quando ci sono segnalazioni di copyright errate, insomma. Ho la fortuna di avere questo contatto con Google. Quindi in questo momento noi siamo nella fase in cui il ladro della macchina ha già compiuto l'azione illegale, il ladro della macchina si è dileguato, perché attualmente il canale io non posso accedere, ovviamente, ma non può accedere nemmeno l'hacker. Quindi una volta che Google è una volta che la polizia, in metafora Google, accerta la situazione, loro possono tranquillamente riconsegnarmi il canale. Ovviamente rimaniamo moderati, nel senso, le certezze non esistono, le possibilità che le cose vadano male, vadano sempre bene, non esistono. Però sono stato rassicurato dal mio network, ma anche da colleghi, da Dlarz, per dirvi un nome che ho sentito ieri sera, che la situazione è tranquillamente recuperabile. Ok? Ci sono altissime probabilità di sistemare tutto, quindi non vi preoccupate, o meglio, preoccupatevi il giusto. Ci tengo a precisare un'altra cosa, Lumbar. L'azienda che, grazie mille, Inse Super Trump. Grazie mille per la sub, Nick particolare, per molte ragioni. Preciso un'altra cosa, l'azienda che mi ha hackerato, cioè chi mi ha hackerato non è l'azienda, per quello che so, ma non sono la persona, non sono informato e non ci tengo a informarmi sulla questione, l'azienda stessa è stata hackerata e dunque le persone dietro a questo attacco hacker, che ho scoperto essere un po' più generale e che anche persone molto più grandi di me l'hanno subito, si servono del nome credibile di questa azienda hackerata per attrarre con l'inganno le persone ad acquistare criptovalute. Poi non so come funzioni quel mondo. È la prima volta che ti succede? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Record di spettatori, chiaramente. Mai fatti così tanti spettatori su Creepy. Grazie Francesco per i bit. Giorno i limiti del possibile. Spero tu stia bene emotivamente.
Allora, diciamo che... Un abbraccio virtuale. Grazie mille, Francesco. Diciamo, allora, io non sto male, ragazzi. Sto abbastanza bene. Non sono mai andato in panico, se non i primi 30 secondi. Nei primi 30 secondi che ho scoperto tutto ciò, io ho contattato il mio network, ho chiamato Alessandro, che ringrazio, fuori dal suo orario di lavoro, che mi ha risposto subito e mi ha super tranquillizzato, mi ha detto vai tranquillo, si risolve. Certo, si perderanno sicuramente iscritti, è una rogna, probabilmente ci vorrà qualche settimana, speriamo anche prima, io spero però... rimango sul vago. Chiaramente sono il discorso vero qual è? Il discorso vero è che sì, certo, io sono relativamente preoccupato, però non sono mai andato nel panico, mi hanno subito tranquillizzato, quindi se sono relativamente tranquillo io, lo dovete essere anche voi. Come sto? Relativamente bene, vi ripeto. Stanotte non ho molto dormito, però non è che non ho dormito perché ho detto ho perso tutto. Non ho dormito perché, figa, ho subito un attacco hacker. E quindi è una roba che è difficile rimuovere dal tuo cervello. Non so se mi spiego. Sono entrati nel mio account, sì. I video li caricherai intanto su Creepy Live? No, non ha senso farlo perché il canale si riottiene, quindi ricaricherò lì su Creepy Live, vi manderò aggiornamenti e verosimilmente vi ricaricherò un po' di stream nel mentre, quindi rimarrà tutto. Qual è il motivo dell'hackeraggio? È molto semplice, volevano avere un portale con delle basi di utenza per... Fede, grazie. Non ti preoccupare, è tutto tranquillo. Grazie mille per l'interessamento. È tutto, cioè, tranquillo. Entro una certa. Però è gestibile, per nostra fortuna. È gestibile, per nostra fortuna. Semplicemente volevano avere un portale per vendere queste criptovalute illegali. Sì. Allora, a proposito della questione... Allora, io credo... Tranquilli, cerco di esprimere il concetto in maniera logica. Io sono stato... L'attacco è avvenuto mentre ero in stream. Io ovviamente mentre ero in stream non ho potuto fare alcuna azione che favorisse tutto ciò. Detto questo, io sono fortemente convinto che si tratti di un attacco partito da una mia azione errata avvenuta su questo PC. Non ve la so individuare personalmente, perché non è che ho compiuto l'azione e 30 minuti dopo mi sono trovato fuori dal mio account. È avvenuto mentre ero in stream, in una giornata in cui ho fatto stream e corsi universitari. Quindi io ho la convinzione che tutto nasca da un mio errore, di cui adesso non ho memoria, che sia un qualcosa forse di vecchio. Sono successi anche nel mio network. Praticamente proponevano una collab. Tu cliccavi, scaricavi il programma e robe così. Loro ti clonavano il browser internet per accedere al tuo account. È possibile che sia quello. Però io non... non ho memoria attualmente. Dovrei rispolverare le mail. Non ho memoria di una roba simile attualmente, perché non è stata una roba immediata. Però sono convinto che L'errore tecnico sia mio. 3-4 mila al giorno, del tipo scaricalo 30 secondi spagnolo e ti diamo 5.000 euro. Non ricordo quelle cifre, però sì, è verosimile che sia avvenuto qualcosa del genere. Dovrei recuperare la mia mail, vedere mesi fa. Probabilmente è stata una mia ingenuità. E vabbè, e capita. Mi informerò, ma ripeto, attualmente mi interessa poco. La situazione è tendenzialmente sotto controllo. Sì, verrà recuperato nel breve termine. Quindi la situazione è che io ovviamente ho preso il mio PC e l'ho completamente formattato.
Motivo per cui oggi in realtà, ragazzi, io volevo venire in live nella mia testa a portarvi Soul Silver. Buono studio, Fede. E finita sta stream ti faccio compagnia, perché anch'io devo studiare. Formattare significa eliminare tutto, sì. Ho ovviamente mantenuto determinati file, cioè nel senso, queste grafiche sono rimaste perché le ho salvate, ovviamente. Però, ad esempio, i vari programmi che utilizzo per giocare non li ho nemmeno riscaricati. Photoshop non l'ho riscaricato. Ho riscaricato Teams per seguire le lezioni online e Streamlabs per streamare, sostanzialmente. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, ho probabilmente nel processo perso dei salvataggi di Pokémon Soul Silver e di Perla, ma niente di grave. Salvataggi recuperabili in maniera relativamente tranquilla. Dovevo solo mettermi lì un attimo. Non hai neanche un backup? Guarda, sì, ce l'avevo il backup, ma siccome io non so quando ciò sia successo, perché non può essere avvenuto poco prima, io l'ho formatato tutto, per sicurezza. Ok? Detto questo, voglio fare anche un appello. Ora, non so in quanti siamo, sicuramente è un appello che avrà un'efficacia molto relativa, perché non... No, allora, secondo me, allora, la situazione è che io sono a... in Perla credo di dover rifare Omar, e basta per dire, e in Soul Silver credo di dover arrivare ad Amarantopoli, ok? Quindi si tratta di rifare, scusate il rutto, rifare alcune parti di gioco. Potrebbe rispiegare? No. Sinceramente, con tutto l'amore del mondo, no. Recuperati il VOD, non posso rispiegare 22 minuti di stream, capite? Dicevo, volevo fare un appello, per quanto so che sarà poco ascoltato. Su Y invece tutto ok. Y è un altro discorso. Y sono riuscito a salvare il salvataggio. Devo capire come reinserirlo all'interno del gioco. Un modo lo troverò, spero di riuscire. Il salvataggio ce l'ho. Devo capire lì come riapplicarlo ai nuovi programmi, però vedremo. L'appello, vi dicevo. Vi chiederei gentilmente, oggi ho fatto questa stream perché da un lato non avevo niente da fare e dall'altro era giusto darvi qualche spiegazione anche in live, così in maniera tranquilla. Quello che vi chiedo è, io la cosa ovviamente è un fatto grave, d'accordo? Però non è un fatto che mi vuole fermare, d'accordo? Cioè io, è vero, attualmente sono fuori dal mio canale YouTube, però io ho un canale Twitch, ho dei corsi universitari da seguire. Io stamattina mi sono svegliato e ho fatto tutto quello che dovevo fare nella mia giornata, quindi ho fatto le mie 6 ore di corsi, adesso sono qui in stream con voi, e ho da preparare un esame, quindi la mia vita va oltre tutto ciò. Probabilmente non parlerei così se la situazione fosse molto più grave, ma la situazione è gestibile. Sicuramente ci sarà una perdita da parte mia, sicuramente perderò iscritti, sicuramente ritornare, ci sarà un calo delle visual, insomma, tutto questo discorso, ci saranno dei guadagni minori da parte di YouTube. Ok, quello che io vi chiedo è, se io sono in stream, adesso a breve magari attaccheremo un gioco, voglio fare Fire Emblem che ieri l'ho troncato, quando sono in live su un gioco, lo dico a voi che siete qua, poi la gente lo farà, e non rompetegli il cazzo se lo farà, risponderanno i mod, quando io sarò in live su un gioco, o sarò in live con Pokémon, o farò un just chatting normale, l'argomento teniamolo da parte, perché... perché, vi ripeto, non voglio che questa cosa qui, per quanto a me tanga, non voglio che tutto venga centralizzato sull'argomento. Quindi sicuramente arriveranno le persone che chiederanno, ma sei stato hackerato, di qua spiega, di qua di là. Io oggi ho spiegato, ci saranno i video su Creepy Live, quindi lo chiedo anche qui ai mod. Se vedrete nei prossimi giorni domande in chat sporadiche, rispondete voi, perché... non mi crea problemi parlarne. Ieri pensavo di sì. Ieri pensavo addirittura di mettere la chat solo abbonati.
Stamattina in realtà mi sono svegliato e mi sono sentito un attimino più nelle condizioni di parlarne. Ieri non ero impanicato, non sono mai stato impanicato per questa situazione. Però ovviamente ero relativamente scosso, nel senso che, cavolo, mi sono entrati nell'account, quindi, sai, non è una roba normale, d'accordo? Non è una roba che ti può lasciare indifferente. Nel primo video su Creepy Live mi avete visto con la mano un po' tremolante, non era panico lì, era semplicemente adrenalina del momento, stavo cambiando ogni password del mio... perché poi... Io non so a che password arrivino, quindi poi chi me lo dice che non possono accedere al mio conto bancario? Chi me lo dice che non possono accedere a Twitch? Chi me lo dice che non possono accedere a PayPal? Per dire, no? Unfollow what se avessi messo solo abbonati, ma sarebbe stato per evitare le vostre... per evitare... a malincuore l'avrei fatto, eh? Io aspetto ancora le mood del fuoco di Fire Emblem, datemi tempo. Ieri Plushy me l'ha mandata, l'ho vista... Però adesso ho altri cazzi. E anche chi mi chiede... Adesso mi arrivano domande... Oh, ma come fai a giocare Pokémon a PC? Ah, raga, vi pare il caso? Nel senso, ho problemi maggiori di voi che mi scrivete in direct. Perdonatemi. Cioè, già li cago poco i direct. Figuratevi adesso che sono in queste condizioni. Questo è. Quindi... La cosa ma relativamente scosso, però... è anche vero che secondo me è una cosa la cui gravità non mi impone di fermarmi. Ci sono youtuber che continuano, youtuber e streamer che continuano a fare il loro lavoro quando muoiono i parenti. E, quello non è recuperabile. Le persone che muoiono non sono recuperabili. E, quindi, quando la cosa è recuperabile, non c'è motivo per focalizzarsi su quella. Comunque Plushy, ieri non sono assolutamente riuscito a ringraziarti, però è molto bella, la metterò sicuramente. E quindi questo è. Chi è stato? È stata una... non lo so chi è stato. Allora, il nome era quello di un'agenzia di criptovalute, però non è stata l'agenzia in sé ad hackerare, è stato qualcuno che ha preso l'agenzia e l'ha utilizzata come tramite per fare questa operazione qua. Tra l'altro, sulla mia mail personale, alcune mail mi sono arrivate dicendo: "Where can I give 60,000 bitcoins and receive 12,000 bitcoin?" E io gli faccio: "Stay away o Ido Crop", capito? Gli ho detto tipo: "It's a fraud, stay away", punto. E poi ci ho messo una bestemmia per il meme. E niente, questa è la situazione. Ieri sono stato su Discord con Fabio, Joe, Luke e Dani. Abbiamo sdrammatizzato tutto il tempo. Io ho riso con loro, ci stiamo scherzando, già mi hanno preso in giro. E questo ovviamente perché la situazione è gestibile. Con i suoi tempi, con le sue perdite, però credo che per piangere sul latte versato serva poco. Soprattutto adesso che il problema principale, cioè riottenere il canale, sembra essere gestibile. Poi magari riotterrò il canale con 1000 iscritti in meno. E vabbè, ho 21 anni, sono giovane, si recuperano. E vorrà dire che vivrò un mese in più e li recupererò. Se ritiene il canale, ritiene anche tutti i video? Sì. Sì, ragazzi, si riottengono. I video non sono stati eliminati, sono stati messi privati, quindi si riottengono tranquillamente tutti i video. Sarà un processo palloso riattivarli tutti, ma si riottengono i video, non vi preoccupate, da questo punto di vista non c'è problema. Certo, sarà sicuramente una perdita, perché chiaramente io nel mentre avrei farmato le visual, i video sarebbero andati meglio. Però ripeto, sulla questione delle perdite in termini di numeri, soprassediamo però, sono del 99, sì. Questo è. I video sono quasi sicuramente privati, perché se provo... Io ho dei link di miei video,
Quindi se provo ad accedermi dice questo video è privato, non è stato eliminato. Quindi il video è verosimilmente privato, quindi non c'è alcun tipo di problema da quel punto di vista. Niente ragazzi, se foste entrati in live ieri non sarebbe successo nulla. Io ieri vi ho dato delle informazioni. Grazie mille Ciano per i 31 bit. Pensa che vita può avere il tipo che ti hackera il canale. Ma il tipo che mi hackera il canale, l'unica vita che ha è quella di truffare le persone e fare soldi, Ciano. Cioè questo è il discorso, capito? È una truffa per... non è uno sfigato, non è un hater. Questo è il messaggio che deve passare. È una truffa di criptovalute. Comunque appena riotterrò il canale, io farò il video dove dirò, dove spiegherò la situazione anche lì. E quindi nessun tipo di problema. Le tempistiche per ottenerlo saranno di mesi o settimane? Dovrebbero essere settimane massimo. Dai, non è vero. Potrebbe andare molto peggio. Ironicamente, grazie per i bit comunque. Ironicamente, se l'hacker non avesse fatto un'operazione illegale... Ironicamente, il fatto che mi abbiano bannato l'account è ottimo. Vuol dire che si sono accorti di un'operazione illegale. Almeno secondo me. Grazie Manu per i bit. Madonna, devo starlo tira. Grazie mille per il, scusami, per il Prime. Quello sfondo a sinistra, stupendo. È Dimitri. Ma che bello, te lo sei perso, tizio Bo. Mi sa che è un po' di stream che non ci sei. E niente, questo è, ragazzi. Quindi, insomma, il problema è risolvibile. Chiaramente, un po' di bestemmie, viene voglia di tirarle. Però, sono esperienze, sono esperienze. E fortunatamente abbiamo qui Twitch, fortunatamente abbiamo Amazon Prime. Perché Dimitri non Cloud? Perché ho giocato alla run dei Leoni Blu, fra. Ah, io ho giocato alla run dei Leoni Blu. Sei tu che hai rischiato il ban o l'ho fatto YouTube da solo? No, 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 in che senso io... No, io non ho richiesto il ban, io non potevo far nulla. È YouTube che si è accorto che stavano vendendo criptovalute illegali. Quindi, attualmente per... Che poi YouTube... Attualmente per Google il mio canale è stato bannato perché ho violato le policy, ok? Però ho la fortuna, vi ripeto, di avere un contatto più o meno diretto con Google. Cioè, non sono io che parlo con Google, ma è il mio network che parla con Google e che quindi può tranquillamente risolvere la questione. Tra l'altro poi non sono il primo canale a cui succede, quindi non ci saranno particolari resistenze. Ovvio, la sicurezza ce l'abbiamo quando riavrò la mia password. Che come voi tutti ben sapete è seso con Ninkada 99. E niente, criptovalute sono tipo i bitcoin. Sì, scusatemi, vado a prendere dei fazzoletti. Non è per piangere, non è per piangere, ma è per soffiarmi il naso. Comunque ragazzi, oggi mi sono svegliato e ho fatto la mia vita normale, eh? Cioè, pur non avendo dormito, chiaramente, perché c'hai i pensieri per la testa. Io mi sono alzato, ho fatto il mio corso di psicologia cognitiva, ho fatto il mio corso di storia contemporanea e ho fatto il mio corso di geografia. Non è per piangere 0.25. Per quanto riguarda me, potete stare tranquilli. Basta! Basta, credo di aver detto tutto. Se avete qualche altra domanda... Ma un network è una specie di cuscinetto per essere sicuri? È la partner, il network? Sì, è... Il network fornisce consulenze, quindi ti dà una mano a promuovere nel migliore dei modi il tuo canale, ma risolve anche problematiche di questo genere. Io finora ho dovuto risolvere solo... Sai, no, mi mandano il copyright per... E io, quando sono entrato nel mio network, la prima cosa che mi è successa è che il mio video è stato segnalato da Creepy. Cioè, ho violato il copyright di me stesso. Contattato il network, ho detto: frate, cos'è sta roba? E lui: tranquillo, adesso risolviamo. Diciamo a Google: bro, sei stupido. E Google dice: c'hai ragione, risolvo. Ok, a questo serve. Sì, vi giuro che ho ricevuto il copyright da me stesso. Non credo di avere le prove, ma i miei video sono stati segnalati da Creepy. Incredibile. E niente. Quindi quindi sì, della situazione io non me ne occuperò. A livello tecnico ci penserà il network, quindi da quel punto di vista sono sicuramente in buone mani.
Hai professore di geografia di Trieste? Non so se è di Trieste. Non ne ho idea. Non lo so. Probabilmente il senso del futuro ti ha mandato il copyright, ma no. Ma no, ma no, ma no. Era un bug della piattaforma. Accadeva quando. È un problema che avveniva quando. Su YouTube hai collegato il tuo conto bancario? No. Assolutamente no. Assolutamente no. Non è apparsa la sub. Esci e rientra dalla stream. Riaggiorna la pagina, dovrebbe apparire. Si riesce a capire un cazzo. Grazie mille Fabio per ripetere. Dire a Google, dire bro sei stupido a Google è divertentissimo. Ma no, ma semplicemente sono bug che accadono. Sono cose che accadono. Ma tu fai qualche allenamento sport? No, 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 no. Io zero. Io da quando ho smesso di giocare a calcio non ho più fatto movimento. Io sono troppo sedentario in sto periodo, ma perché c'è il lockdown e quindi sto a casa. Quando c'è la vita normale, io vado a lezione in uni, vado a fare la spesa, mi muovo così. Quel poster è uno spoiler. No, no, in realtà. Cioè, questo è Dimitri, ma è semplicemente la sua classe. Cioè, questa è la sua arma, ok, va bene, però no, non la vedete, lo sapete che ognuno c'ha la reliquia ormai. E questa è la sua classe peculiare. Così come abbiamo visto nell'ultima live che noi abbiamo la classe sapiente, abbiamo cambiato indumenti, anche lui cambia indumenti. Un giorno dovrei mostrarci le tue doti calcistiche. Sono un fabbro, ragazzi. Eccola qua, Cristian, la sub per il secondo mese, benvenuto. Benvenuto. Il significato del poster forse è spoiler. Ah, beh, sì, cioè, se la vuoi vedere così, sì. Se la vuoi vedere così, sì. Però sì. Non è uno spoiler diretto, certo, se vuoi farci delle teorie attorno, ci puoi provare. Mettiamola così. Comunque, ragazzi, sapete che c'ha. Che io vado su Fire Emblem. Cioè che io vado su Fire Emblem. Ieri ve l'ho lasciato a metà. E niente, quello che dovevo dire ve l'ho detto. State tutti molto 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 tranquilli. E chiaramente vi aggiornerò appena possibile.